sono andato in diretta per poco, mi vuoi. Fate dei rumori, dei segnali, che... la prima fila l'ho pagata, ma tanto anche. Funziona, eh? No, in realtà posso partire quando voglio? Ah, grazie, ok. Buonasera! Grazie. Allora, in realtà io ero qua ieri a spillare la birra, solo che siccome hanno visto che era più quella che poi consumavo in qualche modo, quindi hanno reputato che fosse meglio allontanarmi dalle spine, ho detto, ma perché non vai a suonare? Ho detto, ma sì, proviamo, non so, ho trovato quella roba qui, adesso non lo so, non so bene cosa sto facendo, però insomma, proviamoci. Visto che parlavamo di alcol, parliamo di questa fantastica canzone che ho detto un annetto fa, che vabbè, appunto parla di qualcuno beve Tullamore Dew, nessuno lo conosce, il famoso whisky irlandese. Beh, comunque più o meno faceva, se me la ricordo, perché le mie canzoni sono quelle che mi ricordo meno di solito, quindi sì, faccio le mani ghiacciate, non so voi, ma beh, parto, eh. Siete ancora lì? Ho quasi finito comunque, non mi preoccupare. Facciamo uno dei miei grandi classici che piace sempre a grandi e piccini e che qualcuno potrebbe anche disgraziatamente conoscere già, ma fate finta di niente, o che è meglio comunque, probabilmente sbaglierò le parole. Quindi parla comunque di questo, di questo poeta che persa l'ispirazione, va al mare, così in bassa stagione tipo oggi, inaspettatamente, e scoprirà poi in realtà che la sua vera vocazione era la musica, quindi è una cosa un po' riflessiva, così, se vogliamo. Mm-hmm.
Vittorio non so. No, no, aspetta, mi è venuta in mente un'altra, aspetta, siete ancora lì, no? Ok, allora, questa è una canzone un po' diversa, cosa vi dite là in fondo? Io li sento, poi vi trovo tutto. Allora, aspetta, facciamo questa qua, non l'ho mai fatta, credo, dal vivo, quindi è un fantastico esperimento, ma tanto non la sapete, quindi il problema dovrebbe porsi. Comunque, questa invece assomiglia un po' alla faccenda poeta, ma parla in realtà di un piccolo capitano di vascello pirata, quindi siamo alla fine dell'Ottocento più o meno, che anche lui ha qualche problema sentimentale probabilmente, non so, non, certo non sto parlando di cose mie, però a un certo punto dei suoi viaggi si rende conto che comunque ha viaggiato per tutto il mondo e ciò nonostante quello che aveva lasciato a casa, che voleva lasciarsi alle spalle, lo perseguita continuamente. Maledizione, come si fa a liberarsi di questi fantasmi? Non lo so, ma non lo sa neanche lui. Comunque cerchiamo di scoprirlo tutti insieme stasera. C'è una regia da qualche parte, c'è qualcuno che può dirmi vado avanti, io non siete ancora stufi, davvero, neanche la terza canzone, è un problema, eh? I primi, no, è che davvero a questo punto della storia io farei, ah no, ce l'ho, vi saluto con una canzone piuttosto divertente, che in realtà è una canzone tradizionale ma talmente antica che nessuno si deve preoccupare né della SIAE né di niente. Devo solo capire quale armonica mi serve. Dovrebbe essere quella giusta, speriamo che sia quella giusta. Nessuno sa se è l'armonica giusta. No, non è quella giusta. Scusate, è un problema tecnico. No, non è giusto neanche questa. Allora, non è facile come sembra, perché non so più in che tonalità sono andato. No, ti parendo. Ma non lo so, non sono convintissimo, ma ci proverò lo stesso. Se suona male l'armonica non è colpa mia, è colpa della chitarra, ok? Facciamo questa? Io poi sono qua da solo, posso anche ripensare. E invece facciamo un'altra fantastica canzone.
una fantastica canzone che potete anche cantare insieme tutti quanti, se siete anche voi del basso Mississippi. No, eh? Dai, facile. È facilissimo. Canzone dei campi di lavoro, proprio di quelle antiche. Me and my mama got a big bell of cotton. Me and my mama got a big bell of day. Me and my car got a big bell of cotton. Me and my car got a big bell of day. Oh Lordy, big bell of cotton. Oh Lordy, got a big bell of day. Oh Lordy, big bell of cotton. Oh Lordy, got a big bell of day. Oh Lordy, got a big bell of day. Sbagliato. Se avesse finito, perché ero un po' in dubbio se ricominciare o meno. Adesso, mentre aspettiamo che ritorni sul palco per scambiare anche due chiacchiere con lui e sentire quello che è stato il responso della nostra giuria, a meno che non voglia fare il responso in contumacia se è scappato per davvero. No, ecco, vedi che sta tornando di corsa, molto bene. Ah vabbè, ci sta comunque. No, perché visto che fai tutto tu e sei tutto tu, volevo anche dire, se vuoi anche condurre da solo, sì, quel microfono lì va bene. Se vuoi fare tu, fai tutto da solo. Ciao. Ah, mi faccio le domande e mi rispondo. Era molto bello, visto che tanto fai suoni tutto tu, era anche bello questo. In realtà, come ti è venuta questa cosa? Polistrumentista, one man band, anche tu fai sempre la stessa domanda. Ma artista singolo o band a sto punto, visto che suoni tutto tu? Dipende da come vanno le selezioni, le cose, da dove avanza. Da dove tira il vento. Sì, ma va bene. Dipende da quanto pagano. No, in realtà la storia è più lunga, se devo dire una cosa seria, una volta tanto. In realtà sono un batterista, infatti vedi che qualche pezzo l'ho tenuto lo stesso. Okay. Sì, solo che a un certo punto, poi siccome non vado d'accordo con quelli dell'altro gruppo, di tutto il gruppo, li ho mandati via tutti uno per uno, ho detto va bene. Però. Esatto, ho detto ma sì, ma alla fine tanto... dico due cose prima, siamo in fascia protetta, due cose simpatiche prima, così la gente è distratta, mentre ridono e applaudono io suono, canto, non capiscono bene, poi ho finito, dico un'altra cosa simpatica, poi si tira, cioè, è quasi cabaret alla fine, avanti spettacolo, sì, sì, bravo, però complimenti lo stesso. Adesso lasciamo però la parola alla nostra regina per vedere cosa ne pensano loro, quelli studiati. Ma io volevo chiederti perché non fai pezzi in italiano, però poi ho pensato questo, che all'inizio mi sembravi Miles Davis, la voce proprio Miles Davis, poi mi consigliano qua voci di popolo, alla fine sei diventato Joe Cocker. Ah, allora mi sono detto, è inutile che glielo chiedo, perché se canta in italiano sembra Zucker. Grazie, hai fatto tutto tu, fantastico. Non l'ho pagato lui, davvero. Mi sono dimenticato di pagarlo. No, nel complesso mi sono divertito, bello. Grazie. No, bello davvero. Grazie. Ciao, Noah. Buonasera. Sei un grande ritorno, devo dire che sono sempre molto felice di sentirti, di vederti e di ascoltarti, perché sei simpatico, sei bravo, cosa devo dirti? Dammi dei soldi tu a questo punto. A questo punto, vedi, sei anche un ragazzo e torniamo lì perché... No, beh, bravo Noah Carrion, sei sempre, insomma, tra i miei preferiti, quindi molto bravo.
È giusto, si può dire. Ma quindi no, diceva che, che hai una negritudine nella voce che non indifferente. Grazie, sì, non so dirti. Io mio papà lo conosco, quindi, però insomma sono anche abbastanza sbiadito. Ma sarà per questo che si chiama Noir, a sto punto mi viene da dire. Conosco bene. No, la cosa particolare è che una curiosità, come mai questo nome mi piace? Allora, in realtà quello partiva dalla mia prima idea di progetto solista, che arriverà poi, perché ci sto lavorando, arriverà con calma. In realtà è davvero l'influenza letteraria. Quindi, sapete, genere noir, anni 30, 40, roba losca, whisky, è praticamente la mia persona. Giù da qui, più o meno. Okay. Quindi, no, è abbastanza nelle mie corde. Quindi... Vabbè, però tutto sommato interessante, perché un artista si differenzia anche dal modo che sa gestire il palco al di là dello strumento, quindi nel senso, essendo sei un po' un tutt'uno, una miscellanea di qualità. Grazie, in effetti è stata una delle cose che mi ha fatto creare poi questa cosa, è proprio che io da là dietro dicevo, ma io direi una cosa diversa, sai, la gestione del palco non è facile, no, per niente, infatti per non, niente. Non so cosa sto dicendo e facendo, però comunque continua questo flusso di parole, verboso così un po'. Ivo fermalo, sì. Ha preso, l'ho detto prima che in realtà poteva fare tutto il condurre lui, perché fermarlo, stava andando bene, quindi grazie, ma avresti potuto dirlo meglio comunque, complimenti. Grazie. Allora un grande applauso, un grande applauso.